Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. L'ex CEO di FCA Sergio Marchionne, 66 anni compiuti a giugno, è morto stamani all'ospedale universitario di Zurigo, dove era stato ricoverato dallo scorso 27 giugno. Tristezza e sgomento a Cugnoli, il paese in provincia di Pescara di cui è originaria la famiglia di Marchionne. Il dolore della comunità di Cugnoli, dove attualmente vive la zia novantenne Maria, sorella del papà Concezio. Nelle parole del primo cittadino Lanfranco Chiola, questo è un giorno di tristezza assoluta perché a prescindere da quello che Sergio Marchionne ha fatto come manager, mancherà tanto anche e soprattutto l'uomo che non ha mai dimenticato le sue origini. La comunità risentirà della sua scomparsa. In questo momento, ha detto il sindaco di Cugnoli, a nome del nostro paese voglio esprimere la vicinanza alla famiglia Marchionne. Una rappresentanza del comune di Cugnoli dovrebbe partecipare alle esequie. Ringrazio Sergio Marchionne per aver portato la tenacia della sua abruzzesità nel mondo, ha sottolineato il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Alla famiglia porgo le più sentite condoglianze mie e dell'Abruzzo tutto, che da oggi ha un nome in più nell'Olimpo dei grandi. Cambiamo pagina e parliamo del sit-in organizzato dallo SPI CGIL stamani di fronte alla sede della giunta regionale di Pescara per una sanità migliore. Il ridimensionamento del ruolo dei cosiddetti piccoli ospedali, penne e popoli, sostiene lo SPI CGIL, senza le necessarie e dovute alternative, ha esclusivamente determinato condizioni di ulteriore disagio per i lavoratori del settore, disfunzioni e ritardi nella organizzazione dei servizi e problemi per le persone. Il servizio di Paolo Renzetti. Portiamo in piazza oggi il disagio profondo che abbiamo incontrato in queste settimane nelle decine di assemblee fatte in tutti i posti della nostra provincia, da Penne a Montesilvano, a Popoli, a Cepacatti, a Pescara, dove nasce e dove emerge questa difficoltà, soprattutto delle persone più fragili, degli anziani, delle persone più deboli, ad affrontare il rapporto col sistema sociosanitario. Aumenta la quota delle famiglie che si impoveriscono per le spese sanitarie private, si riduce la possibilità di accedere in maniera normale, veloce ai servizi e nello stesso tempo chiaramente si fanno operazioni come quella che si vuole fare a Pescara di continuare a distribuire soldi alle strutture private per risolvere o per affrontare anche temporaneamente il problema delle liste d'attesa. Quindi noi abbiamo questa condizione, abbiamo una riduzione e un declassamento degli ospedali di Penne e Popoli che avrebbero dovuto portare alternative sul territorio, case della salute, ambulatori, H24, servizi più efficienti, invece ha portato solo risparmio per le casse della regione, disagio per gli utenti soprattutto nelle aree più disagiate e disagio per gli stessi lavoratori della sanità. Non c'è nulla sulla medicina territoriale e oggi si vuole continuare a fare, a discutere dei grandi ospedali, dei project financing, investendo decine di milioni quando non si è investe una lira su quella della medicina territoriale. Questa situazione per noi è insostenibile. È insostenibile la vita di queste persone, è insostenibile la vita delle persone più fragili. Noi dobbiamo cambiare rotta e vogliamo dirlo oggi, lo diremo domani, lo diremo a chi verrà dopo questa amministrazione. Per noi il livello di risposta che si dà alle persone più fragili, alle aree più deboli, alla salute delle persone è la cartina al tornasole per decidere se una società civile è moderna o se è una società che guarda al degrado e all'arretratezza. Oggi qui a Pescara c'è il primo cittadino di Popoli, voi siete preoccupati per le sorti del vostro ospedale, per questo ridimensionamento di cui tanto si parla? Beh, la preoccupazione non è una preoccupazione di questi giorni, ma è una preoccupazione di anni. Noi a Popoli, solo grazie all'emendamento Castrigone dello scorso anno, abbiamo mantenuto quello che avevamo, altrimenti il ridimensionamento a piccoli passi va avanti e noi ormai sono anni che ribadiamo con assoluta fermezza il non essere d'accordo su nulla sulle politiche sanitarie che la Regione sta portando avanti e che penalizzano fortemente soprattutto le zone del centro Abruzzo.
Ancora la pagina sindacale, si è tenuto questa mattina a Francavilla al Mare il Consiglio Generale della CISL Abruzzo e Molise. L'occasione è stata utile per fare il punto sul decreto dignità e le proposte del sindacato. In modo particolare si affrontano i problemi, i temi sulla situazione politico-sindacale nazionale e interregionale attraverso l'analisi di quella economica e sociale a livello regionale. Il servizio di Paolo Renzetti. Il decreto presenta luci e ombre. Secondo noi le luci sono rappresentate dal fatto che si riducono un po' le proroghe dei contratti a termine, portandole da 5 a 4, si riduce la durata da 36 a 24 mesi, si alza il costo in presenza di proroghe. C'è questo tema delle causali, il governo vuole ripristinarli per legge. Noi li consideriamo un errore perché secondo noi vanno affidate alla valutazione della contrattazione collettiva. Ci propongono la reintroduzione dei voucher in agricoltura, nel turismo e negli enti locali. Quando i voucher vivevano sono state foriere di lavoro nero, di sfruttamento, di caporalato. Ecco perché non servono i voucher, soprattutto in agricoltura, dove c'è il contratto di prestazione occasionale. Siamo d'accordo sulla stretta per quanto riguarda le delocalizzazioni selvagge. È giusto che l'impresa che chiede allo Stato incentivi pubblici per fare innovazione, ricerca o per assumere persone non può, completata la fase di agevolazione finanziaria, chiudere battenti e delocalizzare in Europa o fuori dall'Europa. La cosa che manca nel decreto è una forte, forte riduzione del costo del lavoro che riguarda i lavoratori e la stessa impresa, cioè noi dobbiamo incentivare le imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato e poi il governo la deve smettere di parlare di immigrazione, di immigrazione e di immigrazione. Il Paese deve avere davanti una prospettiva capace di alimentare la crescita, lo sviluppo, il lavoro, il sostegno alle famiglie in difficoltà. Serve una riduzione delle tasse, a cominciare dai lavoratori dipendenti, dai pensionati. Serve una politica di sostegno vero alle regioni meridionali. Ecco perché il vero banco di prova su cui misureremo la credibilità del governo è tra qualche mese, quando in presenza della legge di stabilità vogliamo che le cose che hanno raccontato durante la campagna elettorale si traducono in norme legislative con adeguate coperture finanziarie. Dopo la sentenza del Tribunale dell'Aquila che ha respinto l'istanza del Movimento 5 Stelle sulla incompatibilità del Presidente della Regione D'Alfonso e in attesa del pronunciamento della Giunta per le elezioni in Senato, il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, un papabile candidato del centrodestra a governatore, commenta la situazione di stallo in atto in vista delle prossime regionali. Gino Di Tizio. Sindaco Umberto Di Primio, la situazione di stallo che permane a livello regionale crea problemi anche per il futuro della politica stessa. Ma la situazione di stallo che si è creata è una brutta pagina della politica regionale abruzzese, perché abbiamo un Presidente che si è aggrappato ad una poltrona, quella romana, e non vuole cedere quella invece che ne determina l'incompatibilità, che è quella regionale. Se fosse soltanto un problema di poltronificio, come dire, potremmo anche passarci sopra, ne abbiamo viste tante in questi anni. La realtà è che questo doppio incarico sta bloccando la politica regionale. La politica regionale la si percepisce soltanto per le conferenze stampa di un presidente che continua a fare campagna elettorale, e non si ha invece la possibilità di fare programmazione, di iniziare a riprogrammare una regione che comunque dovrà vivere una nuova stagione nel momento in cui finalmente il Presidente si dimetterà, e quindi potremo tornare alle urne. Ecco, il vero problema che oggi abbiamo, anche come amministratori, è quello di avere una regione che sta galleggiando in attesa che arrivino le dimissioni, e quindi nessuno assume vere responsabilità e assume impegni, perché tutti sanno che prima o poi, io spero prima piuttosto che poi, si tornerà alle urne.
Umberto Di Primio era tra i candidati alla successione di D'Alfonso. A questo punto come vede la situazione? No, io sono uno di quelli che ha dato la propria disponibilità, a cui è stata richiesta la disponibilità, e abbiamo dato la disponibilità perché ci possa essere una candidatura. Questa verrà scelta, per quanto riguarda il centrodestra, soltanto quando avremo trovato la persona giusta che possa mettere insieme tutte le anime del centrodestra, che possa mettere insieme i partiti del centrodestra e che soprattutto abbia in mente un progetto per la regione che la sollevi dallo stato di agonia nella quale in questi anni è stata ridotta. Ed ora la cronaca, due bodybuilder indagati e 1900 confezioni di sostanze illecite sequestrate, fiale, pasticche, soluzioni varie, tutte di provenienza estera e a base di principi farmacologicamente attivi ad effetto dopante e anabolizzante. Il bilancio di un'operazione antidoping condotta dai carabinieri del NAS di Pescara che stanno monitorando il mondo delle sostanze farmacologicamente attive ad azione dopante in uso tra i bodybuilder. Si tratta di sostanze per la maggioranza di importazione estera, il cui commercio è reato e il cui uso è considerato doping. Le confezioni sequestrate sono state trovate in casa dei due indagati nel pescarese. C'erano anche numerosi prodotti per la disfunzione erettile, sostanze a effetto stupefacente e farmaci con fustella, acquistabili esclusivamente in farmacia previa esibizione di prescrizione medica. Già qualche mese fa i carabinieri del NAS di Pescara condussero una operazione antidoping che portò all'arresto di un commerciante e al sequestro di oltre 50.000 prodotti illeciti. E proseguiamo il nostro notiziario rocambolesco. Inseguimento da parte della squadra mobile dell'Aquila nel corso di una operazione antidroga in centro, durante la quale sono partiti anche dei colpi di pistola sparati in aria nel tentativo di fermare dei malviventi. Denunciati tre albanesi. Il servizio di Daniela Rosone. Far West in pieno centro all'Aquila, dove in un'operazione antidroga con inseguimento e speronamento, la squadra mobile dell'Aquila è stata costretta a sparare anche, una volta messa in sicurezza la zona, dei colpi di pistola in aria nel tentativo di fermare tre stranieri, due con precedenti. Si tratta di albanesi che sono stati denunciati a piede libero. Gli uomini della squadra mobile diretta da Tommaso Niglio, durante un appostamento in viale Duca degli Abruzzi, dove alcuni residenti avevano segnalato episodi di spaccio, sono stati costretti a inseguire una Mercedes sospetta. Una volta giunti nei pressi della rotonda all'incrocio tra viale della Croce Rossa, viale Corrado IV e via Beato Cesidio, quando la polizia ha tentato di fermare l'automobile, il malvivente alla guida ha cercato di forzare il posto di blocco e, per guadagnarsi la fuga, ha ingranato anche la retromarcia sbattendo una vettura che arrivava da dietro. L'inseguimento è proseguito anche lungo via Beato Cesidio, davanti al comando provinciale dei carabinieri in via Antica Rischia, in direzione del quartiere di Pettino. Prima di essere fermati, i due hanno tentato la fuga a piedi dirigendosi verso la Boscaglia. A quel punto gli agenti sono stati costretti a esplodere due colpi di pistola in aria perché la corsa dell'auto con a bordo i due era divenuta pericolosa. Subito dopo è stata effettuata anche la perquisizione dell'abitazione di un terzo uomo in via Don Bosco, nei pressi della quale è stato trovato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente e un piatto con della polvere che ovviamente è in corso di analisi, potrebbe essere droga. Gli albanesi tra i 25 e i 30 anni potrebbero anche aver fornito un'identità falsa perché uno non aveva i documenti. Sono stati denunciati a piede libero. Arriva da Isernia il nuovo questore di Chieti, Ruggero Borzacchiello, 60 anni, originario di Barletta. Durante un incontro con la stampa questa mattina, oltre a tracciare il bilancio dell'attività svolta nel capoluogo molisano, ha parlato anche della nuova sfida che lo attende, il servizio di Sergio Di Vincenzo. Dopo poco più di due anni di permanenza, Ruggero Borzacchiello lascia Isernia. Dal 1 agosto andrà a dirigere la questura di Chieti. Al suo posto, proveniente da Reggio Calabria, arriva Roberto Pellicone, fresco di nomina a questore. Borzacchiello si è già informato sulle nuove sfide, sicuramente più impegnative, che lo attendono nel capoluogo teatino, ma l'esperienza maturata a Isernia gli tornerà senz'altro molto utile. Ad esempio, il potenziamento dei controlli sul territorio ha permesso di triplicare il numero di arresti e di condurre in porto operazioni importanti di cui si è parlato anche a livello nazionale. La liberazione della donna segregata in casa da tempo,
Abbiamo sgominato un'organizzazione composita di soggetti dediti all'usura e all'estorsione, abbiamo fatto uno dei più ingenti sequestri di sostanza stupefacente a Venafro, con anche sequestro di numerose armi, munizioni e quant'altro. In questi due anni Borzacchiello ha dovuto affrontare anche l'emergenza migranti. Non sono mancati momenti difficili, come quello di una maxi rissa a colpi di spranga in un centro d'accoglienza ed Isernia, ma tutto sommato grossi problemi non ce ne sono stati. Tutto sommato abbiamo cercato di mantenere sempre nei limiti dei rischi quello che poteva essere la convivenza di immigrati sul territorio, perché c'è stato un punto di massima, diciamo, l'anno scorso, con la presenza di quasi 2.000 immigrati, ed essere riusciti ad evitare situazioni di conflittualità che potessero poi generare altre problematiche diverse da quelle che sono la nostra attività, è stato anche un lavoro notevole. Infine un appello alle istituzioni, sia abruzzesi sia molisane. A suo avviso, per un controllo più efficace del territorio è necessario attivare o comunque potenziare sistemi di videosorveglianza. Riguarda non solo la sicurezza in sé per sé, ma anche la vivibilità di una collettività, perché avere un occhio vigile per strada è fondamentale. Fa da deterrente in primo luogo e in secondo luogo ci dà la possibilità di poter risalire a quelli che sono gli autori di quei reati che poi, sapete bene, suscitano anche un po' di clamore, di insicurezza nella collettività. Ammonta a 300.000 euro il finanziamento erogato dalla Regione Abruzzo all'Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici Braga di Teramo. L'annuncio stamani nella sede dell'Istituto, alla presenza dell'assessore regionale Giorgio D'Ignazio e del consigliere regionale Luciano Monticelli. La soddisfazione del presidente del Braga Sergio Valente. Per il Conservatorio Braga questo è un giorno magnifico, direi un giorno di grande gaudio, perché stiamo suggellando un patto con la Regione Abruzzo che in transazione ci ha concesso 300.000 euro. Direi che sono gli ultimi di una lunga catena di, ahimè, soldi che sono stati necessari per sanare le vecchie passività. Io ricordo ancora con un pizzico di terrore 3 anni fa, al momento in cui mi insediai. Non c'era una sede, c'era un debito estremamente elevato, non sto qui a precisare le cifre, pochi allievi, un centinaio e anche pochi docenti, una quindicina, eravamo veramente uno sparuto gruppo di artisti che cercava di lasciare questa centenaria e gloriosa istituzione teramana per tenerla in piedi. Oggi la sede è visibile a tutti, il debito grazie all'intervento della Regione e poi naturalmente insieme a quella che è stata la nostra forza, la nostra abnegazione per portare avanti questa istituzione, questo conservatorio che veramente sta ottenendo risultati insperati. Vorremmo che si definisse conservatorio una volta per tutti, perché questo messaggio passa poco, è in Teramo e nella provincia di Teramo. Abbiamo deciso anche da alcuni mesi con l'Abruzzo dal vivo e tante manifestazioni fatte sul territorio del cratere che la ricostruzione avviene anche su beni materiali e immateriali, come in questo caso la cultura. Credo fortemente e dobbiamo lavorare tutti insieme con l'amministrazione degli enti locali anche per quel luogo fisico dove dovrebbe rinascere a Piazza della Verdura a Teramo l'Istituto Braga. Istituto che diventa sempre più importante per il territorio, un riconoscimento fondamentale avvenuto alcuni anni fa per la statalizzazione, di cui siamo soddisfatti. Svelati gli artisti che parteciperanno alla prossima Perdonanza ad agosto, cambiamento ma senza distruggere. Sul palco tra gli altri anche Riccardo Cocciante e Francesco De Gregori, nessuno spettacolo preconfezionato ma tutti cuciti addosso all'Aquila nel tema della famiglia, del perdono e della riconciliazione. Il servizio. Riccardo Cocciante e Francesco De Gregori sono solo alcuni dei big che faranno tappa all'Aquila in occasione della prossima Perdonanza celestiniana. Spettacoli non preconfezionati ma cuciti per la città e dunque unici nel tema della famiglia e della riconciliazione, filo conduttore di questa edizione per riavvicinarsi alla sobrietà e alle origini.
Il lavoro artistico, mentre procede l'iter per la candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO, è stato di grande qualità, con al centro il tema del perdono. Il fuoco del Morrone arriverà quest'anno a Collemaggio, dove ci sarà una sorta di teatro del perdono, con spettacoli che rispetteranno però la sacralità del luogo e un palco davvero minimal. Sarà una cerimonia di attesa, infatti quella del 23 agosto, con l'accensione del tripode che apre la settimana di eventi. Lisa sul palco e voci recitanti come Flavio Insin e Loredana Bertè. Il 24 in Piazza Duomo un altro grandissimo evento, la chiusura del tour mondiale di Jesus Christ Superstar, con l'attore famoso in tutto il mondo, il Gesù originale, per capirci, lo statunitense Ted Neely. Il 25 agosto il maestro Riccardo Cocciante racconterà se stesso, narrando anche ricordi dell'infanzia legati al territorio, lui è di Rocca di Mezzo, due spettacoli prodotti interamente, questi primi due all'Aquila, cuciti addosso alla città, con un'orchestra di 50-60 elementi con Cocciante, giovani del Conservatorio Casella. Il 27 l'Aquila suona, una specie di isola suonante come accadeva in passato, con eccellenze locali e musica di ogni tipo. Il 28 agosto l'apertura della Porta Santa, con la sera in Basilica una veglia particolare, da mezzanotte sino alle 6. Autorità, personaggi del mondo dello spettacolo, il sindaco, cittadini, leggeranno passi della Bibbia, con musica antica a intermezzare. La grande chiusura sarà affidata ad un artista che non ha bisogno di presentazioni, Francesco De Gregori. È la chiusura della perdonanza, è la chiusura di un progetto che durerà 3 anni, una chiusura di qualità. Abbiamo detto che la perdonanza ha dei tratti spirituali, dei tratti di riflessione, dei tratti di cultura e dei tratti ludici, quindi, come avrete capito, ripercorriamo con un certo equilibrio, una certa sobrietà tutte queste caratteristiche. Il corteo, ha detto il sindaco Pierluigi Biondi, sarà un corteo sobrio, non una sfilata ma neanche una processione. Sobrietà non vuol dire tristezza, si darà grande rilievo ai territori quest'anno ma anche ai quarti cittadini. I comuni nel corteo non sfileranno più in ordine alfabetico ma con il quarto di appartenenza. La nostra intenzione non era quello di comprare pacchetti preconfezionati di grandi artisti, ma coinvolgere grandi artisti con le eccellenze del territorio. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della nascita del nostro Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila. Così parteciperà quindi in una grande esibizione con il maestro Riccardo Cocciante. E poi ci sarà invece nella cerimonia di apertura la grande nostra orchestra, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese. A Ornano Grande, località nel comune di Colledara, nel Teramano, torna per la 14ª edizione la festa della frittella ornanese da domani al 29 luglio. Anche tanta musica per allietare le serate all'insegna del buon cibo. Siamo giunti alla 14ª edizione della Sagra della Frittella Ornanese a Ornano Grande di Colledara. Ringraziamo innanzitutto il Comune di Colledara che ci permette con il patrocinio di realizzare questo evento. Sono 4 giorni dedicati alla frittella che, come veniva fatta dalle nostre nonne e i nostri genitori, riportiamo così in piazza questo prodotto. Da quest'anno abbiamo inserito due prodotti. Il formaggio fritto con una pastella molto particolare e anche i fiori di zucca. Vi invito ad assaggiarle perché è la prima volta che le proponiamo. Partiamo da giovedì con gli Underlights, dei ragazzi di Teramo che fanno musica pop contemporanea. Il venerdì con la cover di Vasco Rossi, Com, che è una delle cover più titolata, riconosciuta anche dallo stesso Vasco Rossi. Sabato Star Liga, una cover di Ligabue, abbiamo deciso di mettere questi due cantautori un po' i più importanti italiani. Domenica un gruppo di ballo di piazza, così per accontentare un po' tutte le fasce d'età della piazza. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Il Pescara è vicino al difensore 26enne Emanuele Swager, di proprietà dell'Atalanta, e che il club orobico potrebbe dirottare in Abruzzo alla corte di Pillon. Swager in questa stagione ha militato con le maglie di Avellino prima e Cesena poi. Con la sparizione del club bianconero è tornato alla base in nerazzurro per fine prestito e adesso il Pescara potrebbe averlo con sé per rinforzare il pacchetto arretrato. Con l'arrivo di Swager a fare le valigie sarà Michele Fornasier, che
ha ricevuto un'offerta dall'Eredivisie, trattativa con il Fortuna Sittard in fase avanzata con il centrale, pronto dunque ad emigrare in Olanda. A proposito di difensori, il giovane Vitturini va in prestito in Lega Pro a Fano, dove trova una nutrita colonia di giovani biancazzurri e l'ex tecnico della primavera del Delfino, Massimo Epifani. Sul piede di partenza c'è anche il mediano Proietti, cercato dal Cosenza, appena promosso in B, dopo una iniziale abboccamento col Vicenza. Kevin Yamga invece tornerà al Chievo prima di essere nuovamente girato in prestito all'estero in Francia. Domani intanto i biancazzurri saranno di scena a Palena per il secondo test precampionato. Dopo aver battuto la Delfino Flacco Porto, ci sarà il classico impegno con il Teramo a partire dalle ore 17. Ed ora possiamo scendere in Serie C, termina 1-1 l'amichevole a Cascia tra il Teramo ed il Benevento, formazione del campionato di Serie B per i campani. In gol Letizia al 79esimo, pari del Diavolo un minuto più tardi con De Grazia. Sensazioni positive secondo il tecnico biancorosso Zichella, che tuttavia non si fa condizionare molto dal calcio d'estate. Vediamo. Era il primo test ufficiale, quello di Cascia contro il Benevento, squadra appena retrocessa dalla Serie A, e Teramo ha disputato davvero una buona gara, sia nel primo che nel secondo tempo, 23 giocatori utilizzati, sensazioni positive, mister? Sensazioni molto positive, ma questo è il calcio, io lo chiamo, molti lo chiamano il calcio d'agosto, io lo chiamo il calcio finto, nel senso che i risultati non sono mai veritieri, quindi questo... Hai pareggiato con una squadra appena presa dalla Serie A, non deve montarci la testa, anzi dobbiamo ancora di più lavorare tre volte alla settimana, non più doppia seduta, ma ne facciamo tre di sedute, perché bisogna aumentare la quantità di lavoro. Ho schierato due formazioni diverse, il primo tempo e per il secondo tempo, 23 calciatori, una mista, non una squadra titolare o viceversa, ma due squadre miste, perché mentalmente non ho ancora i titolari. Primo tempo con squadra in difesa completamente esperta, poi 6 under distribuiti tra centrocampo e attacco, eppure non si è sentita la differenza con una squadra dalla caratura in teoria superiore. Sì, loro hanno giocato, penso, con la formazione migliore potevano avere, hanno giocato per 60 minuti sempre con gli stessi calciatori, giustamente hanno 10 giorni in più di lavoro rispetto a noi, noi siamo ancora in fase di costruzione, è giusto non schierare ancora la formazione che potrebbe essere titolare alla fine di campionato, e voglio dare spazio a tutti di partire dall'inizio per poter dare la possibilità a tutti di dimostrare il loro valore. Dove sei fiducioso e dove pensi invece che occorre migliorare dopo questi primi due test, il primo in famiglia, questo invece col Benevento? Sono fiducioso su come siamo stati in campo oggi, dopo una settimana di lavoro, questo sono contento. Bisogna migliorare, specialmente con i più giovani, a volte si fanno delle ingenuità che oggi si vedevano veramente tantissimo, perché loro erano molto bravi, e dobbiamo eliminare queste ingenuità sui giovani, altrimenti... Scendiamo in Serie D, presentazione a Palazzo d'Avalos per la Vastese, che riparte con un nuovo allenatore, Ottavio Palladini, un rinnovato staff tecnico e dirigenziale. Il punto fermo è il presidente Franco Bolami, che ha come obiettivo quello di vincere il campionato e conquistare la Serie C, il servizio. Presidente Bolami, lo slogan della campagna abbonamenti è Abboniamoci. E c'è una C in rosso, perché è quella la lettera che interessa a Franco Bolami, cioè arrivare in quella categoria, la Serie C con la Vastese. Ma sicuramente è il nostro obiettivo, perché uno che fa tanti sacrifici dall'inizio, portare la squadra in Serie C penso che è il minimo. Come ho detto, ci vuole un po' di pazienza, ci vuole organizzazione, questa è una grande risposta oggi, ci siamo mossi bene e speriamo di portare questa Vastese in Serie C dove è sempre stata. Un progetto rinnovato, è cambiato l'allenatore, c'è Ottavio Palladini, una scelta fatta praticamente già ad inizio estate, perché evidentemente ci credevate davvero sul tecnico. Ma sì, abbiamo fatto un anno con la Vitto, abbiamo riprovato a fare il secondo anno, giusto per capire un po' il campionato. Con il mister c'era già una chiacchierata l'anno scorso, lui ha dovuto aspettare, però quest'anno mi ha chiamato e mi ha detto: sono convinto di fare bene a Vasto, voglio venire a Vasto. Io ho detto: vieni subito, facciamo subito un bel programma
iniziamoci a muoverci prima, abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro sia lui che il direttore sportivo. Posso chiederle come si aspetta il prossimo campionato? Mi spiego, le abruzzesi è vero che saranno più attrezzate rispetto a quelle che è stato l'anno scorso e poi l'incognita inserimento di big che scendono dalla D? Ma il campionato Serie D è il campionato sempre più difficile, come vi ho sempre detto, e sempre i marchigiani erano sempre i primi posti, io penso che quest'anno saremo noi abruzzesi da giocarci, noi Avezzano, Francavilla, Pinino, e è un onore avere queste quattro squadre sempre al top, siamo contenti e abbiamo voluto dire che l'Abruzzo si fa voler sentire anche in mezzo a queste categorie, che una Serie D è molto importante per me. Dopo una stagione travagliata con l'Aquila ma condita da tre reti, il difensore del Francavilla Claudio Cafiero parla della nuova avventura in giallorosso che lo attende. Ascoltiamolo. Cafiero l'anno scorso all'Aquila, quest'anno in giallorosso al Francavilla, altro giro, altra corsa, quale sarà il campionato di come sarà e quale sarà il campionato di Cafiero con la maglia del Francavilla? Ma il mio campionato sarà quello comunque di dare il massimo, e insieme agli altri abbiamo già un po' parlato di quello che ha fatto il Francavilla l'anno scorso, l'obiettivo nostro sarà quello di fare playoff, di entrare nei playoff e niente, proverò a dare una mano come faranno tutti. L'anno scorso hai fatto 3 gol, quindi sei un difensore di razza con il fiuto dei gol, ci proverai anche quest'anno ovviamente. Sì, ci proverò, poi comunque i miei gol sono la maggior parte sui calcio d'angoli, quindi devono essere bravi anche loro e su questo siamo ben forniti, comunque c'è Cosmo, Palumbo, c'è Banegas, per citarne pochi, però la squadra è di un altissimo livello, tutti buoni giocatori e bravissimi ragazzi. Senti, non ti faccio parlare dell'Aquila perché magari non è bello e corretto, però qui ci sono altri stimoli rispetto magari a una passata stagione dove c'erano delle difficoltà oggettive, mentre qui comunque c'è una società solida. Sì, guarda, come hai detto tu, comunque noi gli stimoli l'anno scorso ce li siamo creati da soli, abbiamo fatto tutti da soli, giocatori, mister, staff e basta. Ti dico basta perché abbiamo avuto difficoltà enormi, che era anche il piatto di pasta a tavola, quindi come dici tu gli stimoli sono stati quelli. Qui è tutta un'altra situazione, abbiamo un presidente che è un signor presidente, ho conosciuto l'allenatore che mi sembra preparatissimo, comunque un ottima persona, e insieme allo staff, quindi gli stimoli dobbiamo essere bravi a chiararceli, ma li abbiamo anche fuori. Finisce qui la prima edizione del TG6, entro la prossima ora saranno a disposizione on demand tutti i servizi che avete visto in questo nostro notiziario. Il TG6 peraltro torna con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi della nostra emittente.